Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché oggi dobbiamo giustamente parlare delle Trials of Shiva e Ramù e in particolare della X1. Le Double Summon effettivamente rispetto alle Summon singole risultano leggermente più semplici anche in termini di meccaniche, dato che comunque la cosa che mi spaventava di più era il silence iniziale di Shiva e il continuo buff di Ramù nei suoi confronti, che qui fondamentalmente non c'è. Anche in questa Double Summon la cosa importante da sottolineare è il fatto di non eliminare una summon rispetto all'altra, nel senso bisogna portarle il più possibile basse di HP entrambe, quindi sia Shiva che Ramù farle scendere contemporaneamente di HP, e poi nel momento in cui si ha la possibilità di shottare uno e l'altro, chiudere praticamente il match. Diciamo che un altro dei vantaggi di questa Double Summon è che le loro resistenze e debolezze alle tipologie di attacco a quanto pare sembrano essere azzerate. Quindi utilizzare un team fisico o utilizzare un team magico non vi darà alcun malus e alcun vantaggio. Nel senso, se avete più forti personaggi fisici, utilizzate quelli, se avete quelli magici, utilizzate quegli altri. È una battaglia però che ovviamente richiede un po' di precisione nei movimenti e un po' di tecnicismo. C'è da dire che io l'ho fatta praticamente in auto. Ho semplicemente fatto qualche correzione durante, diciamo, la battaglia proprio per una questione mia di ottimizzazione dell'ATB, però vi posso garantire che comunque rispetto anche già alla sola X di Ramù, questa è decisamente più fattibile. Andiamo a vedere il setup e poi passiamo ovviamente alla run commentata diciamo, di questa sfida. Il mio setup è stato questo, ovvero Cloud, Barrett e Matt. Ho utilizzato addirittura due personaggi di supporto, in questo caso, ovvero sia Barrett che Matt, dato che non possiedo Eris con la Kamura. Qui la Kamura di Eris insieme alla Bahamut Rod potrebbero comunque rappresentare un ottimo support dal punto di vista generale, anche se effettivamente io, almeno per i mezzi che possiedo, in questo caso preferisco Matt, ma vi spiegherò anche il perché. Ovviamente il mio setup è un setup comunque offensivo, dove comunque utilizzo Cloud come DPS sia acqua che fuoco. Infatti, come potete notare, ho la Sky Splitter e appunto la Maritime Sword come arma primaria e secondaria, proprio per fare danni fuoco e danni acqua. Il costume invece utilizzo quello di Bahamut perché mi va a, diciamo, ridurre un pochettino il gap di quello che potrebbe essere un Arcanum o comunque di un Water Elemental Mastery. E quindi in questo caso ottengo io comunque dell'attacco e dell'abilità fisica aumentata a prescindere, e quindi secondo me mi conviene di più. Come summon ho messo Leviathan, giustamente, soltanto a livello 6 perché purtroppo non l'ho livellata ancora del tutto. Purtroppo il tempo è quello che è. E tutte le materie invece, in questo caso per tutti i personaggi, sono di Magic Defense, quindi tutte materie che mi pompano la difesa magica. Barrett invece ha un setup molto standard, molto easy, dove con il costume dell'Electrocannon mi consente di essere veramente un toro, un vero tank. E poi successivamente ho utilizzato lo squaletto come prima arma, perché appunto mi consente di mettere Imperil sia fuoco che acqua per entrambi i miei avversari, e poi il Solid Bazooka che mi consente di avere direttamente meno 3 per quanto riguarda attacco magico con 4 barre ATB. Chi non possiede comunque il bazooka può anche usare l'elettrocannon, è una valida alternativa, solo che comunque l'elettrocannon sarà un po' più lento, vi porta praticamente a meno 2, un po' come la Kuja Sword di Sephiroth, e quindi di conseguenza resterete un po' più indietro. Quindi cercate comunque di pompare magari un po' di più gli HP o la difesa magica per compensare appunto quella tacchetta in più che avreste messo con il Solid Bazooka.
Matt invece l'ho utilizzato inizialmente con la centipede al posto dell'arma di Gilda che vedete praticamente in main hand, quindi come arma principale, e successivamente abbiamo praticamente la core defender per la difesa magica. Ho messo la spada di Gilda semplicemente perché mi consente di azzerare la difesa fisica che Ramu alla fine del combattimento cerca di pomparsi il più possibile, cosa che non avevo preventivato e che mi ha rallentato un pochettino nella run che vedremo poi commentata, perché nella run commentata ho messo appunto la centipede al posto della spada di gomma. La centipede l'avevo messa per avere delle cure un po' più alte, però vi posso garantire che anche con il cura all, se avete una buona percentuale di healing, riuscite tranquillamente a curarvi, perché comunque il tempo c'è. Le skill si ricaricano, però si ricaricano abbastanza lentamente per i nostri avversari, quindi comunque sia il tempo, bene o male, riusciamo ad incastrarlo. Ultimate di Matt, che in questo specifico setup è praticamente fondamentale, perché servirà in una zona specifica del combattimento per permettermi di giocarla al meglio ed evitare di sprecare ATB, che ovviamente vi farò vedere con la run commentata. Il setup di Cloud, come detto prima, è un setup prettamente offensivo, con il costume di Bahamut che mi permette di avere appunto potenza di fuoco a prescindere dal fuoco e ghiaccio, quindi dal fuoco e acqua, quindi qualsiasi attacco faccio comunque sia bene o male o un po' di danni in più, materie che mi pompano tutte quante la Magic Defense, e come potete vedere sono a 175, che reputo essere comunque abbastanza valida come Magic Defense, che però va bene per la X1, ma per la X2 ci sarà veramente da ragionare dietro comunque per vedere un po' quale setup poter utilizzare al meglio. Sub-weapon, tutte quante che mi danno HP, Physic Ability o comunque attacco con Physic Ability, proprio perché l'attacco fisico riesco a maxarlo subito tramite appunto le due armi che equipaggio, mentre invece il Boost Ability purtroppo non riesco ad aumentare più del 5, dato che appunto non ho Overboost Rosa e sono comunque un pochettino indietro con questi Overboost, quindi di conseguenza quello mi devo accontentare di un livello 5. Livello 4 per quanto riguarda gli HP, che comunque sia alla fine mi fanno arrivare a 11.400, che tutto sommato mi consentono di poter respirare. Barrett invece è un carro armato incredibile con ben 15.000 HP, 246 di Magic Defense, e ovviamente il consiglio che vi devo dare è di utilizzare un personaggio molto tankoso con tanti HP, perché sarà quello che poi verrà targettato con gli attacchi singoli di entrambe le summon, quindi sia Shiva che Ramu, e quindi avere tanti HP e tanta difesa magica sarà praticamente fondamentale con almeno un personaggio. Anche per lui tutte materie che giustamente mi consentono di incrementare la MDF, l'arma dello squalo, dello squaletto, che è praticamente fondamentale in quanto vi consente di avere il sigillo diamante, quindi il sigillo abilità, Imperil per quanto riguarda fuoco e acqua per entrambe le summon, e 3 barre ATB che vi serviranno appunto per breccare poi successivamente gli avversari. Arma secondaria Solid Bazooka, come detto precedentemente, al posto dell'Electro Cannon, perché mi permette di effettuare meno 3 di attacco magico direttamente, e dato che comunque sia Shiva che Ramu non effettuano attacchi fisici, non mi serve avere la possibilità di abbassare entrambi. Posso tranquillamente fare un attacco da una parte, un attacco dall'altro, e praticamente abbassare l'attacco magico a meno 3 per entrambe le summon. Sub-weapon tutte incentrate ovviamente con HP difesa magica e HP buff debuff extension, in modo tale da far durare i debuff in questo caso il più a lungo possibile, dato che Barrett comunque non cura ma deve soltanto debuffare, è giusto che lui abbia appunto tanti HP e al tempo stesso abbia la possibilità di debuffare a nastro. Mentre invece per quanto riguarda Matt, abbiamo ovviamente il vestito da medico, fondamentale per lui, la spada di gomma come prima arma per rimuovere completamente la difesa fisica di Ramu a fine combattimento, e la core defender che mi serve per ottenere subito difesa magica più 3 per difendermi dai molteplici attacchi delle varie summon.
Ultimate di Matt, che qui viene utilizzato in un momento specifico fondamentale del combattimento per permettere a Barrett di sopravvivere in modo, diciamo, sicuro, mettiamola così. E poi ovviamente abbiamo le varie cure con il cura all, che effettivamente ci consente di curare tutti. Potreste mettere anche una cura singola in realtà, cosa che effettivamente vi consiglierei, perché non sarebbe male avere una cura singola proprio per diciamo ricurare subito Barrett dopo il doppio attacco singolo, ma non ce ne sarà bisogno, anche perché poi breccando i nostri avversari avremo tutto il tempo per poterci curare. Limit numero 3 con Matt per rimuovere subito l'attacco magico di Ramu verso la fine del combattimento, mentre invece per Barrett un Mind Blow che serve per ridurre le difese dei nostri avversari, sia Shiva che Ramu. Mentre invece con Cloud, come vi ricordo, ho messo Leviathan per darmi una mano di più per Ramu, perché Shiva, col fatto che Cloud ha appunto la Sky Splitter come arma principale, fa tanti danni fuoco, quindi Shiva non rappresenta un grosso problema, però Ramu effettivamente potrebbe essere fastidioso. Sub weapon in questo caso che mi consentono tutte di incrementare il healing e la difesa magica, e poi invece l'arma di Cloud Ghiaccio per dare comunque un boost all'attacco fisico del diciamo del mio DPS, fondamentalmente di Cloud, e permettergli di fare un pochettino più di danni. Anche lui 243 come Magic Defense, 10.000 come HP, direi molto buono effettivamente per una X1. Per la X2 vedremo un po' che cosa si riesce ad inventare. Questo è effettivamente il setup nel dettaglio per come l'ho portato io, e ora spostiamoci nella battaglia e iniziamo a vedere quello che bisogna fare in questo combattimento. Allora, eccoci qui con la run commentata. È un combattimento abbastanza particolare. Io l'ho fatto in auto nella maggior parte del tempo, perché appunto avevo un setup su cui ero abbastanza confident, quindi mi sentivo al sicuro. Però vi dirò effettivamente quello che ho fatto passo passo. Con Barrett subito ovviamente si va ad abbassare l'attacco magico sia di Shiva che di Ramu, che comunque viene potenziato leggermente, soltanto di 2 attacchi, quindi è un po' più semplice gestire la situazione. Con Matt ovviamente vado a mettere subito la difesa magica e subisco il primo attacco. Primo attacco, Icy Judgment, che ovviamente vi faccio vedere per esteso, dato che è la prima volta che anche io lo guardavo. Attacco interessante, ovviamente, e come potete notare subito abbastanza bene. Io qui ho la centipede, come detto in precedenza, per massimizzare le cure. Però vi posso dire che comunque anche con la spada di gomma si riesce tranquillamente a curare. Come potete notare gli attacchi comunque dei nostri avversari si caricano un po' più lentamente rispetto al normale. Quindi penso che qualche feedback secondo me è arrivato da parte dei giocatori e quindi hanno abbassato leggermente il tiro. Però è anche vero che questa è la X1. E la X1 diciamo è una sorta di entry level ormai. Secondo attacco combinato, ho aumentato le difese nuovamente con Matt e quindi come potete notare riesco comunque a subire il danno. Cloud purtroppo è quello che subisce più danni in generale, proprio perché purtroppo ha una difesa magica più bassa rispetto agli altri, però diciamo che bene o male l'importante è che riesca comunque a sopravvivere senza HP rossi. Qui con Barrett inizio a mettere gli Imperil per iniziare a fare più danni, anche perché come potete notare la barra di Shiva è quella più grossa da buttare giù all'inizio, quindi inizialmente concentratevi su Shiva. Qui invece è una parte fondamentale dello scontro, perché come potete notare Shiva ha attaccato Barrett mettendo resistenza, ghiaccio down e anche la difesa magica. Io utilizzo subito la ultimate per rimuovere il debuff di difesa magica da Barrett e curarlo in contemporanea, e al tempo stesso utilizzo l'amulet tribute, quindi la difesa magica più 3 su tutti quanti, per poter tankare il doppio attacco singolo. Doppio attacco singolo che a quanto pare viene fatto al personaggio con più HP. Quindi come potete vedere Barrett, bello tankoso, bello difensivo, mi riesce a subire il primo attacco, e successivamente arriva anche l'attacco di Ramu che praticamente mi consente di rimanere a circa metà vita, quindi riesco tranquillamente a
riesco tranquillamente a rimanere in piedi con Barrett, anche con un buon numero di HP. Successivamente spostiamo l'attenzione su su Ramu e passiamo alla fase a sigilli. Non curatevi dopo questo attacco doppio, qualsiasi cosa succeda ovviamente non vi serve curare, e andate a buttare giù i sigilli. Ovviamente Barrett con lo squalo ha la possibilità di darvi una mano incredibile. Brecchiamo ovviamente gli avversari e a questo punto andiamo verso Ramu, quindi non attacchiamo più Shiva per un po', che comunque è già a metà vita, e attacchiamo Ramu. Qui io utilizzo ovviamente le summon e la limit, però ho sbagliato, le ho messe al contrario, però ok. L'importante, vedete, a Ramu riesco ad abbassare praticamente tutta la sua barra, cosa fondamentale in questa fase. E successivamente con Shiva riesco praticamente a tenerla praticamente bassa di HP. Mi concentro adesso su Ramu, cerco di fare comunque un po' di danno a Ramu perché mi serve fare danno su di lui. Mi abbassa la difesa magica ancora una volta, come potete vedere addirittura di 3 livelli. Io subito con Matt cerco di ripristinare l'ordine, anche perché, come potete notare, sta per arrivare un Diamond Dust. Quindi durante il break cercate di curarvi, cercate di fare un pochettino di rimettere il setup in piedi, perché poi subirete il Diamond Dust. Diamond Dust che comunque non è un grosso problema in questo caso. Difesa magica più 3 su tutti, abbiamo la possibilità di resistere molto bene. Infatti, come potete notare, i danni ci sono, ma non sono esagerati. Shiva rimette di nuovo il Frozen Veil e quindi adesso lo andiamo a ributtare giù. Nel frattempo ci curiamo con Matt. Ramu in questo momento non fa nulla, è praticamente fermo, e qui abbiamo un'altra fase a sigilli. Fase a sigilli che fortunatamente con Barrett si butta giù facilmente, ma proprio in maniera molto 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 facile. E durante questa fase a sigilli dobbiamo, esatto, buttare giù la barra di Shiva, ma la cosa più importante è successivamente riattaccare Ramu. Quindi brecchiamo, effettuiamo una cura giusto per rimettere il setup in sesto, Shiva HP rossi e si switcha nuovamente verso Ramu. A questo punto con Matt, se aveste avuto appunto la spada di gomma, era il momento necessario per utilizzare l'attacco e ridurre completamente la difesa fisica di Ramu. Io invece ho utilizzato il Mind Blow perché non avevo possibilità di fare altro, e poi con Leviathan riesco comunque a ributtare giù la barra di Ramu. In questo caso Shiva è stunnata perché gli abbiamo buttato giù la barra, quindi la teniamo stunnata e cerchiamo di attaccare il più possibile Ramu per far scendere i suoi HP. Judgment Bolt che si può tranquillamente tankare, non abbiamo nessun malus di tipo elementale, nessun malus di difesa, anzi ci siamo difesi con un bel più 3 e dopodiché subiamo in faccia nuovamente il Judgment Bolt. Shiva nel frattempo si è ripresa, quindi la cosa da fare successivamente è ritornare da Shiva e ributtare giù la sua barra per stunnarla e quindi lasciarla praticamente immobile. Quindi ritarghettiamo Shiva. Lei possiede adesso il debuff, praticamente, come potete notare, di attacco fisico e magico, stunnata e lasciata in fin di vita, tranne per il fatto che appunto mi ha switchato subito l'attacco e me l'hanno shottata. Fate attenzione quando shottate Shiva, perché se shottate Shiva, Ramu entra in rage e praticamente nell'attacco successivo caricherà il Judgment Bolt che vi shotta a prescindere. Quindi in questo caso già stava già caricando il Judgment Bolt che non shotta, quindi la possibilità di poterlo tankare, però il prossimo Judgment che va a caricare è quello fatale. Quindi io fortunatamente l'avevo già portato da HP rossi, riesco in un modo o nell'altro a fare dei danni nonostante tutto, perché appunto la X1 comunque sia mi consente di fare dei danni. Barrett, ecco, vedete qui sta iniziando a caricarsi incredibilmente Ramu, proprio senza ritegno. Io in questo caso vado di Matt per togliere subito il buff magico, ma è praticamente inutile perché poi lui lo rimette essendo entrato praticamente in status rage. Con Barrett aspetto appunto che faccia l'imperil in questo caso di acqua, proprio per permettermi successivamente, ecco, di praticamente utilizzare subito la summon. Ormai non ha tantissimi HP Ramu, come potete vedere è praticamente morto. L'ultimo Judgment Bolt è lentissimo, quindi avete comunque il tempo di poter attaccare, e infine riesco a buttare giù anche Ramu.
Qui con la spada di gomma di Matt penso sarebbe stato ancora più semplice, perché sarei riuscito a buttare giù la difesa fisica, mettere l'imperil con Barret e quindi risparmiare magari qualche secondo per attaccare il mio avversario. Detto questo, non c'è altro da dire per questa battaglia, penso che sia abbastanza chiaro, poi ovviamente se ci sono dubbi potete scrivermi tranquillamente sotto nei commenti. Io per il momento ti saluto, questo per me al momento è tutto, cercherò di fare anche la X2 in questi giorni, ci proverò anche a recuperare la Tower che purtroppo mi sono lasciato alle spalle a causa appunto di tutti gli impegni che ho avuto in questi giorni, però spero veramente piano piano di poter recuperare il tempo perso, datemi tempo e riusciremo a fare tutto. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!